porta è Maria Perrusi. Buonasera. Dice buonasera, buonasera, dice. Buonasera. Ma come mai? Chi si è inventato l'intervista sull'altalena? Io, signori, perché ne hanno fatte di tutti i tipi. C'è stata la Bignardi che le fa col tronco, Amanda Lì a Ralletto, Simona Venduro ultimamente. Poi non è un'idea originale, perché a Rete 4 con la lingua le fanno tutte le interviste. E adesso mi piace questa intervista, mi piace molto. I polmoni non ci stanno, ciò Cristi, ci sono ristrette. Cristina, sì. Tu che hai vinto Miss Italia nell'84? No, veramente nel 2004. Scusa, è la mancanza d'ossigeno, non che ero ancora nata. Non arriva sangue al cervello. Comunque, tu ti ricordi, no? Sì. Allora, tu sei piemontese, mm-hmm. Tu sei calabrese. Vediamo un po' chi è più nord e chi è più sud. Tu, per esempio, dopo la vittoria di Miss Italia, la mattina dopo, a che ora ti sei svegliata? Ma circa... Mattino o di sera? No, della mattina. Niente di meno. A che ora sei andata a letto? Verso l'una, più o meno. 5 ore e mezza hai dormito? Hai capito che lavoro duro. Aspetta, il lavoro duro forte. Quindi tu sei efficiente, sei effettivamente settentrionale, e tu invece che sei calabrese ti sarai svegliata tardissimo. Alle 6:10. Di mattina? Sì, sì. Prima di lei? All'alba. Avete capito quante dita i meridionali? All'alba! Questa ragazza! Questi sono lavori difficili! Altre che andare a lavorare in miniera! Come fa Miss Italia, va? E invece le vostre mamme, raccontateci un po' di folklore. Come hanno reagito a casa? Emozionatissimi. Ti faranno la festa in paese, eh? Che bello. Allora, Maria, tu attualmente sei la donna più amata dagli italiani, giusto? Il tuo fidanzato è geloso o non è calabrese? Non hai problemi, che senso? Non ho di questi problemi perché sono single. Non sei fidanzata? No. Che se sono persi, che... Quindi diciamo così, se uno ti vuole corteggiare, se uno ti vuole maestro, se uno vuole che si sta prendendo la partita e tennis con quegli occhi dove qua si vede tutto, copriamo. Allora, quindi se uno ti vuole corteggiare non ci sono problemi di censura, diciamo così. Come? Vabbè, le parole non servono, i fatti, le dimostrazioni. Di chi? Mi sta provocando, ho capito male. Io non ti posso corteggiare, posso essere non tuo padre ma tuo nonno, piccola mia. Invece... Cristina, dammi un aggiornamento di cronaca. Questa settimana stai ancora con Fabio, con Fulco? Certo. Non è la settimana dispera che devi lasciare. No. Io mi ricordo che vi lasciare una settimana. O è aggiorni a termine? No, non sono io, ti stai sbagliando. Ah, non sei tu? No. Tu sei l'unica Miss Velina. Sì. Che non, invece di interessarsi ai calciatori, sì. Ti sei interessata di calcio. Sì. Allora ti voglio fare una domanda di calcio. Dimmi, caro. Ma sei stata fidanzata con Del Piero? No, solo grande compagno di spot. Ah, Del Piero, dunque te si pensa, mamma mia. Via, guarda che approfitta. Allora, ma chi se lo spurcaccione, subito andate a spingere. E lei non si faccia spingere dagli sconosciuti. Senti, Maria, a te chi ti ha incoronata? Federica Pellegrini, giusto? Federica Pellegrini. Tu lo sai che ha detto Federica Pellegrini? Che prima di una gara, lo sai che fa? Sesso. Tu prima della finale che hai fatto, visto che sei single? Come hai fatto? Con la determinazione. E tu, Crisi? Che hai fatto con Fabia? Prima della tua vittoria, non c'eri ancora Fabio? No, c'era. Vabbè, non te lo chiedo allora, che avete combinato, lasciamo perdere. Bravo, meglio. Ma quando finisce? Perché non so se ne era... No, stanno arrivando là. Circonda il parco. No, Ronny, no, circonda il stanco, parco. Vi prego. Te l'avevo detto, con un po' di pazienza. Ma non sono maniaco, sto affannando. Non mi tocchi, ha capito. Potete dirglielo che non sono maniaco. Stava infastidiando le signorine, due minorelli, lei stava infortunato, è vero. Parla di me. Allora, maestro maniaco. Non al palo. Bravo, tienilo, braccalo, tienilo, metti le manette, tienilo, bravo, tienilo così, bravo. Ronny, mi ricorderò, non lo mollare, eh? Poveri, ma a fine della puntata che succede? No, è una cosa nostra. C'è il collega? No, niente, non mi sono. Che volete? Allora, lei, ambulante al solito, venditore ambulante, ha montato queste altalene che sono abusive dell'ambulante. Lei non c'ha la licenza per fare sto gioco qui nel parco, ma non e io. Soprattutto per fare molta plim plim. Oh, per favore, ma non è vero! Allora, non è vero! Sì, il reato più grave naturalmente
È circonvenzione di incapace. Ah, perché questi sarebbero i due incapaci. No, l'incapace sei tu che pensi che questi ti danno la corda, capito? Non allora, mi danno allora, corda, non sì, faccio lo scostumato. Va bene, allora, tu in tutto sarebbe, se lei concilia sotto 1500 euro, potremmo fare una piccola cosetta sì, con lo scudo fiscale, perché lei con quella faccia sicuramente è pure grande evasore. No, no, io non sono di quelle casa grande. E allora non so sotto io. 1500, concilia? No, no, io non concilio, io non voglio pagare, va bene, che vuoi da me? Basta. Un attimo, mi consulto col collega, resti qui, non scappi. Se consulto col collega, ma non è possibile. Roba tra noi. Lo faccio così? Va bene. Non me la col casco. Allora, il mio collega che è buono ha detto che potremmo anche passarci sopra. O chiudere un occhio. Sì, glielo chiudo io l'occhio, a lei al collega. Sono minacce ancora, lei insiste, no, no, lei reitera. Allora, chiudiamo un occhio, il mio collega ha detto, con un autografo. Tutto sta muino per uno, me lo dicevate subito che volevate il mio autografo e ve lo facevo subito. Ma chi se ne frega da autografo tuo, volevo quello loro. Ah, ecco perché loro. Ma certo. Ah, ecco. Chi si dà?